conseguenze della siccità per l'agricoltura. È stato un anno da dimenticare. Coldiretti chiede lo stato di calamità. La mancanza di pioggia infatti ha compromesso la raccolta del grano, diminuita del 30% circa, questo dicono i dati. Lo sanno bene in Maremma, dove andiamo con l'inviato Federico Monechi. I campi di grano sono gialli come l'oro, la mietitura è iniziata, ma è una stagione da dimenticare. Non ci sono i chicchi dentro, poco. Questa è quella più bella, saranno 20 chicchi. 20 chicchi ti portano a una produzione di 15 quintali all'ettaro. Non piove da 4 mesi, ci racconta Andrea Laurenti. La siccità compromette la qualità e la quantità del raccolto di grano duro, di cui la Maremma è uno dei primi produttori italiani. Non abbiamo potuto dare il concime sufficiente, che dando il concime con la siccità si secca tutto il prodotto. Il prezzo però è buono, 47 euro al quintale, e compensa in parte la tempesta perfetta che si è abbattuta sugli agricoltori, con i rincari di sementi, concimi, energia, fino all'emergenza idrica. Coldiretti chiede interventi straordinari. Purtroppo abbiamo una riduzione che a livello regionale si attesta intorno al 25-30% in meno rispetto agli anni scorsi. Chiediamo lo stato di calamità immediata perché c'è una situazione veramente drastica, insostenibile ormai da parte delle aziende tutte. L'Etra Subbia è ridotto ad una pietraia. L'affluente dell'Ombrone è immagine dell'emergenza idrica. Rischiamo il blocco dell'irrigazione? L'Ombrone attualmente ancora ha un po' di acqua. Il rischio di dover ricorrere anche a procedure ancora più rigide esiste. Qui siamo vicino alle risaie, ad altri campi coltivati vicino al mare, 3.500 ettari, irrigati grazie all'impianto della steccaia, ma a portata dimezzata. In questo momento stiamo prelevando 0,40 metri cubi al secondo, quindi molto meno rispetto a quella che è in realtà la nostra concessione di attingimento. Che sarebbe? Che sarebbe 2.000 litri. L'area sud della Toscana soffre della mancanza di invasi. Noi stiamo lavorando per cercare di realizzarli, ma purtroppo i tempi di realizzazione di queste opere in Italia sono lunghi.